Kirilenko. And from the Washington Wizards at center, Brendan Haywood. And now, the Got Milk Rookie Challenge 2002 sophomore team. The trainer for the sophomore team from the New Jersey Nets is Tim Walsh. The assistant coach is a four-time NBA All-Star and a member of the 1983 NBA Championship Sixer team, Bobby Jones. Bobby Jones e coach Cunningham sulla panchina dei sophomore, i giocatori al secondo anno nella NBA, area di Philadelphia, ovviamente area di 76ers. Ecco l'uomo che ha portato il titolo nel 1983 ai Philadelphia 76ers dopo averlo sfiorato tante volte. Allora in campo c'era Dr. J. Vediamo invece chi c'è in campo questa sera per i sophomore nel Rookie Challenge 2002. From the Charlotte Hornets at forward, Lee Nailon. From the Chicago Bulls, also at forward, Marcus Fizer. From the Cleveland Cavaliers, at forward center, Chris Mihm. From the Los Angeles Clippers, at forward, Darius Miles. Also for the Los Angeles Clippers, at guard, Quentin Richardson. From the New Jersey Nets, at forward, Kenyon Martin. From the Orlando Magic, at guard, Mike Miller. From the Sacramento Kings, at forward, Hedo Turkoglu. From the Seattle Supersonics, at guard, Desmond Mason. And from the Toronto Raptors, at guard, Morris Peterson. Ladies and gentlemen, the 2002 Got Milk Rookie Challenge competitor. Morris Peterson, infortunato, l'ultimo giocatore annunciato in questo Rookie Challenge. Niente paura, intanto cominciamo con le istruzioni per l'uso. Rebraca è il nostro, quello che giocava alla Benetton, e Hedo Turkoglu, altri non è che Hidayet Turkoglu. Vabbè, però pretendi tanto, eh? Oh, questo è il posto, Philadelphia, dove c'è stato il più grande speaker di tutti i tempi, Zinkoff, e quindi bisognerebbe comportarsi un po' meglio di come ha fatto lo speaker qua a Rookie Challenge. Però, Flavio, la mia impressione è che la squadra dei sophomore, che l'anno scorso ha preso una discreta piallatina da quelli che erano sophomore l'anno scorso, fa fatica contro quelli di quest'anno, la trazione europea. Prima delle stelle al First Union Center, rookie contro sophomore, Flavio Tranquillo e Federico Buffa per Telepiù, dall'impianto che lo scorso anno ha ospitato anche le finali della NBA, i quintetti per quello che riguarda i rookie Battier e Gasol assieme poi Haywood come centro e Tinsley assieme a Jamal Richardson, guardie di grande atletismo Martin, Nailon, Mihm, Quentin Richardson e Miller. Invece per il sophomore, sì, Nailon è proprio quello che avete visto a Milano. E questa sì che è una discreta sorpresa, perché ci sono dei giocatori più migliorati da un anno all'altro, ma qui passiamo da uno che ha scontato una sentenza di un anno su una panchina a uno che è andato in doppia cifra l'anno successivo. Flavio, una statistica tra tutte: quante volte Jamal Tinsley fa schiacciare Richardson e Gasol? Eh sì, qui è una partita in cui probabilmente Tinsley potrebbe andare per i 30 assist, visto che si giocherà a un ritmo assolutamente spaventoso e si giocherà proprio la pallacanestro cara a Jamal Tinsley, quella dei playground di New York. Le regole: 2 tempi da 20 minuti, falli individuali che vengono tenuti, ma non c'è la possibilità per un giocatore di uscire. Comunque non c'è problema, nessuno uscirebbe perché nessuno arriverà neppure a 3 falli in questa partita. Eventuale overtime accorciato da 2 minuti, orologio che verrà fermato dopo ogni canestro realizzato solamente nell'ultimo minuto di ognuno dei 2 tempi. Per fortuna hanno portato i 2 tempi da 15 a 20 minuti, perché effettivamente del sabato questo è il piatto forte, questo è un tipo di pallacanestro che la gente anche fuori dagli Stati Uniti vuole vedere più che mai questa volta. Basti pensare che ci sono solamente dalla Spagna 40 inviati per spiare ogni mossa del catalano principale. Quello che avete visto sul vostro teleschermo è, diciamo così, la serie delle regole amministrative. Regole per divertirsi, lasciate andare. Non formalizzatevi se non si difenderà molto. Divertiti a vedere veramente gente che gioca per lo spettacolo. O a proposito, quello che ha preso più applausi di tutti in presentazione è Darius Miles, che non deve nemmeno essere qui. C'è un paese reale e poi c'è quello dell'NBA. Esatto, il paese reale sicuramente tifa di Miles, dopo averlo visto lo scorso anno esibirsi in clamorose giocate sui 28 metri. Tutto pronto per la palla 2 che viene alzata tra Brendan Haywood e Chris Mihm. Vince il rappresentante dei Cleveland Cavs e poi Battier va subito via e mette i primi 2 punti davanti a Lee Nailon di questo Rookie Challenge 2002. Il problema per la formazione dei giocatori al secondo anno sarà soprattutto quello di passare la metà campo, perché non c'è un vero e proprio playmaker, si gioca con Miller e Richardson, dicono però gli allenatori. Poi quando arriviamo dall'altra parte sono guai per chi deve lavorare in difesa, e infatti Chris Mihm autorizza subito a considerare più che valido questo discorso. Primo attacco contro la difesa schierata per i giocatori al primo anno, con Jamal Tinsley preso da Quentin Richardson, l'altro Richardson, Jason, esce, mette i piedi a posto e in attesa della gara delle schiacciate si scalda così. Bel tirino, prima assistenza di Tinsley, inizio a ritmi bassi. Effettivamente Richardson non porta troppa pressione su Miller, difficile peraltro per i giocatori al primo anno difendere con l'intesa schierata. Lee Nailon schiaccia per terra per Chris Mihm sul pick and roll, taglio per Quentin Richardson, 10 secondi per andare al tiro, palla dentro per Richardson contro Tinsley, cerca il centro dell'area, buon lavoro di Tinsley un paio di volte sia coi piedi che con le mani, lascia solamente 3 secondi a disposizione degli avversari per prendere questo tiro contro la difesa che io immagino, nonostante le nuove regole, verrà sempre mantenuta individuale. Martin deve prendere un tiro in tutta fretta, manda per aria un piccione viaggiatore che è facile preda di Pau Gasol. Attenzione perché comincia il Mel Show a firma di Jamal Tinsley, centro area per Richardson che va subito su un altro pianeta, sbaglia però Mike Miller col rimbalzo, Quentin Richardson attacca Tinsley, va fino in fondo, 2 facili. Ecco, di tutte le marcature difficili per i giocatori al primo anno, quella Tinsley-Richardson quando hanno la palla, quella del secondo anno mi sembra complessa, 2 possessi, una volta in post basso si è arrangiato, ora sul campo aperto ha fatto fatica. Battier dentro per Pau Gasol, linea di fondo contro Martin, sembra non avere equilibrio, poi lo ritrova e infine arriva Brendan Haywood che va a schiacciare al volo. Attenzione a questo giocatore che sta facendo passi da gigante con la maglia dei Washington Wizards, una delle grandi sorprese della stagione, e domani avremo, credo, modo di parlarne, soprattutto con riferimento al loro giocatore più importante, tale Michael Jeffrey Jordan. Nailon schiaccia per terra per Kenyon Martin, ultimi 8 secondi dell'azione, Martin in palleggio, arresto tiro, sbaglia, bel rimbalzo per Chris Mihm, mancato il taglia fuori da Pau Gasol, 2 facili per il texano. Sì, Gasol ha un po' perso il contatto fisico in questa azione, si sta giocando veramente senza fisicità da entrambe le parti, e quindi questo è il tipo di partita in cui se Richardson non riceve un corpo addosso può fare 20 punti in 10 minuti. Tinsley dal palleggio contro Quentin Richardson, poi Battier dentro per Haywood. Haywood ha movimenti abbastanza scolastici e meccanici, ma in difesa ha un senso del posizionamento veramente impressionante. Parte il contropiede con Miller che schiaccia per terra per Kenyon Martin. Martin va per il tiro ad altissima percentuale, eccolo qui, Grand Canyon. Sì, e Battier si è spostato, seconda assistenza a Tinsley, beneficiato Brendan Haywood. E Haywood sicuramente è molto più in grado di prendere questo tipo di conclusioni che quella che ha preso nell'azione precedente, partendo da fermo a 4-5 metri dal canestro. Nailon al prolungamento della linea di tiro libero schiaccia per terra per Mike Miller. Miller sul lato di Mihm prende il centro dell'area, alta la parabola, bellissimo canestro. Sì, di gente che sa giocare ce n'è proprio tanta in campo. Richardson mi sembra quello che ci crede di più difensivamente, sente il suo duello con Mike Miller. I falli, il limite dei falli, sì, che sì, non c'è, quali falli? Quali falli? Questo è proprio un duello, sono due giocatori che sentono la partita. Richardson Miller, come si dice in America, trading basket, si scambiano i canestri. E Miller vuole metterne un altro, stavolta sbaglia, la palla si inerpica addirittura sul tabellone, viene tenuta in campo e poi tenuta in mancampo da Jamal Richardson. Attenzione a Tinsley che va fino in fondo. Mi fa fare anche confusione tra Jamal e Jason, perché le giocate di Tinsley, che sembra sempre andare piano ma in realtà fa dare la palla a una velocità folle, sono impressionanti. Questa è la sua partita, il pubblico ha rivisto un giocatore incredibile in questo momento sul tabellone. Lo iniziale è stato raddoppiato quando ha visto veramente cosa aveva fatto. Eccolo qui Tinsley che recupera il palleggio, Battier attacca Nailon, difesa di Nailon che diciamo non è esente da pecche, poi Battier sbaglia la schiacciata e arriva anche finalmente un fallo con 15:49 sul cronometro del primo tempo. Ecco che rivediamo anche noi senza il tabellone quello che ha fatto Tinsley. Questa è un'infrazione ovviamente, probabilmente, perché non puoi portare palla così tanto camminando, peraltro è talmente bella da vedere e difficile da fare e noi ci limitiamo semplicemente a fare come ha fatto i 15.000 qua. Primo piano ovviamente per Jamal Tinsley, la sua è una storia un po' diversa rispetto a quella di Shane Battier, che dicevamo è invece il rappresentante del vecchio college basketball, sì, quello che sta 4 anni al college, che chiude la carriera accademica con 3,6, diciamo il nostro 110 e lode. Non è il caso di Quentin Richardson, ma in campo i voti contano poco e Chiuva molto molto alto. Già dall'altra parte i rookie con Gasol, attenzione al fenicottero catalano, recupero di Battier, bellissima palla per Jason Richardson e questo è il vero riscaldamento per la gara delle schiacciate. Sì, veramente, questa è la partita dove vedremo schiacciare per davvero, molto più che nella gara schiacciata in sé. Martin attacca Gasol, non arriva il fischio, poi Mihm pasticcia ma riesce a perfezionare il recupero del pallone, scarico per Lee Nailon, tiro dalla media distanza, sbagliato, altro rimbalzo per Quentin Richardson che deve muoversi contro Haywood, fatica a farlo e alla fine arriva il rimbalzo per Pau Gasol, altro giocatore che sembra sempre andare piuttosto piano e invece va tutt'altro che piano. Pick and roll giocabile tra Tinsley e Haywood, va verso il fondo, Tinsley continua a non recuperare il palleggio, poi questa volta cerca una cosa troppo difficile, preda di Mike Miller, parte Quentin Richardson, va fino in fondo e attenzione perché Richardson, inteso come Quentin, credo abbia voglie da MVP. Sì, ne ha proprio tante, tra l'altro Tinsley, come era prevedibile, non lo vede mai, mai stato grande secondino, così come non lo è certamente Nailon. Continua a trovare Richardson fuori da questo blocco, Tinsley qui va lungo. Bel taglio di Gasol, va per la stoppata Kenyon Martin, ma commette fallo ai danni dell'ex giocatore del Barcellona. Ex giocatore del Barcellona che, tanto per darvi un'idea, nel mese di gennaio ha viaggiato a 20 punti,7 di media, 9,7 rimbalzi e quasi 3 stoppate, 2,9 di media. Dice giustamente, secondo me, il suo allenatore, queste non sono cifre da Rookie Challenge, queste sono cifre da All-Star Game. Infiorettate questo col 55% dal campo, ecco, per fortuna a Memphis però evitano le frasi tipo sì, ma lo sapevamo già, cioè loro dicono abbiamo scelto sapendo che era un buon giocatore, non avremmo mai pensato che all'All-Star Game mandassimo un giocatore di questo livello però. Cambi intanto sul terreno di gioco, Fizer, Turkoglu per la formazione dei giocatori al secondo anno nella NBA e anche Desmond Mason a proposito di antipasto della gara delle schiacciate. È in campo Miles anche con la maglia numero 21 dei Clippers. Turkoglu va subito sulla linea di fondo, forza e sbaglia, si lavora a rimbalzo, la palla è preda di Marcus Fizer, ovviamente unico rappresentante dei Chicago Bulls in questo All-Star Game. Miles che è davanti davanti a tutti e perfeziona il recupero della palla, poi è lui a portarlo direttamente dall'altra parte, a consegnarla al grande amico Quentin Richardson, che tira in una maniera spaventosa, a parte il fatto che è in condizioni fisiche eccezionali ed è un altro capolavoro di Tim Grover, cioè del personal trainer di Michael Jordan, il vero playmaker della squadra in bianco. L'avete visto in campo e se ha un destinatario favorito e l'altro con la fascia, occhio che non conviene andare dentro con lui in questo modo. No, non conviene, è già davanti a tutti, va altissimo, poi però non chiede troppo a se stesso, anche perché appena entrato si limita a depositare subito due grandi giocate con stoppata e chiusura del contropiede per Darius Miles, pick and roll con Gasol giocato da Jason Richardson, ultimi 10 secondi dell'azione in arrivo, scoccano adesso, Richardson arresto, tiro, eccellente esecuzione, non certo un fenomeno da baraccone, un giocatore da pallacanestro. Questo è un giocatore vero, è un po' perso nel gulag dei Golden State Warriors, che hanno iniziato bene, poi hanno confermato quello che si sapeva già, cioè Zerbini a ovest. Non sta giocando particolarmente bene, ha avuto problemi col suo allenatore, però tecnicamente e fisicamente potrebbe già essere adesso il rookie dell'anno. 22-19 il punteggio, 13 minuti 11 secondi da giocare per chiudere il primo tempo. Rookie Challenge 2002, vedete l'atmosfera del All Star Saturday, un'atmosfera che durerà presumibilmente per tutto questo sabato, più che mai quando poi in onda anche su Telepiù andranno la gara delle schiacciate, la gara del tiro da tre punti, Lupi Tap e tutto il resto, interventi anche di stelle assolute del firmamento musicale. Qui però parliamo di pallacanestro, è una partita vera, è una partita in cui si difende poco e questo lo sapevamo, si cerca molto lo spettacolo, però c'è la possibilità di scoprire dei giocatori che sono gemme assolute e, come dicevi prima, qualcuno è anche in situazioni non facili. È il caso di Gasol e Battier, al primo anno a Memphis con i Grizzlies, una squadra che ha anche tanti problemi di infortunio. È il caso di Richardson, era il caso di Quentin Richardson e di Miles, perché i Clippers ormai da quello status si sono totalmente affrancati. Sì, direi totalmente affrancati. Una delle ragioni per cui ci si è affrancati è che è arrivato lo zio Elton Brand, che vedremo domani sera invece nello Star Game, quello vero, perché alla fine il sostituto per Shaquille O'Neal è lui. Molti a Los Angeles dicono è arrivato un ragazzo che, nonostante la carta d'identità, li ha un po' messi assieme. Siccome di talento ne hanno veramente tanto, i Clippers hanno già vinto partite importanti e si sono affrancati da quella situazione di qui sopra. Non si affrancano a Golden State. Richardson però, Jason, sente la partita, 9 punti per lui, 4 su 6 dal campo. Tornando a Darius Miles, va ricordato che è un ragazzo, anzi un bambino da questo punto di vista, di 20 anni. Secondo tantissimi presto sarà nel primo quintetto difensivo della NBA, e questa opinione per esempio è corroborata da quanto dice Quentin Richardson, che è suo amico, ma non credo lo dica solo per motivi di amicizia. Un Quentin Richardson che nell'ultima partita giocata dai Clippers prima della pausa per l'All-Star Game si è sentito dire da Miles: tu prendi il mio, che è Weatherspoon, quello con le treccine, inteso come Sprewell, lo prendo io. Da quel momento in poi Sprewell non ha visto più la palla e i Clippers hanno vinto al Madison 112-110. È orrendo citarsi, però per una volta dateci credito. Adesso si vede che giocatore era, già l'anno scorso secondo me difensivamente, con le braccia che ha, i piedi che ha, l'elevazione che ha, se gli insegnavano due o tre cose su cosa succedeva in campo era destinato a diventarlo. Questo è potenzialmente il miglior difensore dell'NBA. Intanto adesso termina il rookie game e partono i campionati europei, perché per quello che riguarda i giocatori al primo anno c'è Tony Parker con Kirilenko assieme a Zeljko Rebraca, è rimasto solo Haywood, in campo c'è anche Joe Johnson. Kirilenko sta infastidendo tutti, è veramente a un livello di eccitazione come quello di un bambino in un negozio di caramelle chiuso. Pura euforia. Ieri in conferenza stampa ha detto: per la verità sono ancora molto spaventato, in molte partite NBA ci sono avversari che sinceramente mi creano ancora qualche problema emotivo. Mi sono guardato attorno e ho detto: ah, ma abbiamo ancora metà stagione da giocare. Ecco, però se lo dimentica tutto, è entrata in campo, zanzarone con Turkoglu, felicità allo stato puro. Veramente, felicità allo stato puro, non si può descrivere in un'altra maniera. Va dentro alla palla di Mason per Fizer, centro area, Haywood tira via una stoppata impressionante. Il primo pallone Zeljko Rebraca lo deve giocare addirittura in palleggio. Joe Johnson va nell'angolo per Tony Parker, torna fuori la palla per il tiro piazzato da tre a bersaglio dell'ex giocatore dei Razorbacks. Questi sono i tiri con cui ha iniziato la stagione, adesso sta avendo un pochino più di difficoltà, però mi sembrano i giocatori più completi che vedremo in campo stasera. Mason schiaccia per terra per la linea di fondo di Quentin Richardson, giocata ancora una volta impressionante per l'uomo chiamato Q, 11 per lui, 21 per il sophomore, 25 per il rookie. 12 minuti, poco più da giocare per chiudere il primo tempo. Ricezione per Joe Johnson, palla dentro per Rebraca, il post basso è il pane per Zele che deve giocare contro Turkoglu, è un mezzo mismatch, non lo sfrutta però l'ex giocatore del Benetton, del Panathinaikos. Turkoglu per Fizer che arriva a rimorchio, va in arresto e tiro e sbaglia. A rimbalzo ci sono solamente Rebraca e Joe Johnson che controlla, attacca Darius Miles, Joe Johnson per Rebraca che ritrova la coordinazione. È sempre stata la dote migliore di questo 29enne rookie, veramente grande verticalità, grandissima coordinazione. Turkoglu, anche se è una partita di questo genere, siccome difende troppo bene, non smette di difendere anche in queste circostanze. Darius Miles 1 contro 1, solita bottarella alle tempie, non chiedetegli che cosa vuol dire perché tanto non ve lo spiegano e non ha nulla a che fare con la fascia, questa è l'unica certezza. Kirilenko per Zeljko Rebraca, palla che viene riconsegnata a Kirilenko a K47, recupera prematuramente il palleggio, si torna fuori da Parker, attenzione al piazzato da 3 del francesino che sbaglia, ma il rimbalzo è di Joe Johnson, molto presente, sbaglia anche lui. Poi Kirilenko a lottare con Miles, due giocatori molto simili da un punto di vista atletico, ovvero sia i giocatori del prossimo millennio, e Miles sembra quasi confermarlo cercando proprio Kirilenko, ovviamente è un errore. Rebraca ancora per il russo che difende benissimo il pallone, poi va su contro Turkoglu, segna, subisce il fallo, andrà in lunetta col tiro libero supplementare. Gran cosa di Kirilenko, grandissima cosa di Turkoglu sulla palla schiacciata per terra, gliela stava anticipando. Ha proprio una facilità difensiva Turkoglu che ha pochi uguali nell'NBA o anche Luke. L'anno scorso è arrivato con Luke Dardanelli, adesso completamente americanizzato, naso nuovo, atteggiamenti nuovi, giocatore proprio di NBA pura. E soprattutto comincia a parlare un inglese che è più che comprensibile rispetto alla curiosa lingua che sfoderava al primo anno. Un gramlò l'anno scorso. Un Dario Fori veduto e corretto, eccolo qua a lavorare in palleggio, preso proprio da Andrei Kirilenko. C'è Johnson per Mason, c'è Haywood per Chris Mihm, Rebraca prende Fizer, in questo momento Parker si trova addirittura contro Darius Miles. Turkoglu per Mason, il tiro da fuori sbagliato, a rimbalzo Kirilenko ancora una volta presentissimo, e poi Kirilenko se prende il rimbalzo può benissimo portare la palla anche se non si gioca l'All-Star Game dei rookie. Joe Johnson bene per Haywood che va su di potenza. Ha detto Doug Collins dopo l'ultima partita giocata e vinta dai Wizards contro i Sacramento Kings: questo ragazzo Brendan Haywood ha tutto per diventare il prossimo Dikembe Mutombo, e io credo che non abbia esagerato. Sì, anche perché gioca ad est dove è un giocatore imponente, come vedete è stata soltanto la scelta numero 20 di Cleveland, poi fatto in tempo ad andare ad Orlando, scambiato per l'Aaron Profit che non mi sembra abbia avuto grande fortuna, Montegranaro a 2 italiana, e adesso sta facendo le fortune di Washington in mezzo, l'ultima magata di Michael Jordan prima di togliersi la giacca e mettersi la maglia. E questa è stata veramente una magata, anche perché per 3 anni Haywood costerà in tutto e per tutto $2.600.000, che sono tanti soldi, ma non certo nella NBA, dove i riferimenti da questo punto di vista sono totalmente fuori scala. Attacca Miles, da una palla dolcissima per il tiro da fuori di Mihm che sbaglia, bel rimbalzo di Zeljko Rebraca, va via in palleggio, si affida a Tony Parker che va dietro la schiena, attacca il canestro, riapre per Joe Johnson. Joe Johnson, giocatore di oltre 2 metri, molto completo, arresto, tiro ed errore, rimbalzo per Mihm, apertura per Turkoglu, corre sulla fascia Darius Miles, Turkoglu in arresto e tiro al tabellone, non credo voluto dal sorriso. 2 punti per il turco. Una faccia che parla più di qualsiasi commento. 3-1 rookie, 2-5 sophomore, siamo nella seconda metà del primo tempo, il palleggio per Tony Parker, questa volta il passaggio è molto prevedibile, recupero perfezionato da Mihm, attacca Miles, salta per Desmond Mason che non riesce a ribadire a canestro, già dall'altra parte Haywood rimasto solo, recupero di Miles, bella palla per Zeljko Rebraca che ancora una volta ritrova in corsa la coordinazione e inchioda la schiacciata. La palla di Haywood è quella data da un giocatore, come vi aveva detto Flavio, che guadagna quello che guadagna. Ecco, il suo avversario, quello che ha schiacciato per la verità, guadagna 3 volte tanto, vi spiegheremo poi perché. Pur essendo una seconda scelta, Johnson per Kirilenko che vuole provare gli effetti speciali. Il recupero perfezionato da Turkoglu che accelera, trova Mihm, gli arbitri giustamente non fischiano la netta infrazione di passi. Vale la schiacciata di Chris Mihm. E Mihm è un giocatore che fisicamente sta migliorando di anno in anno, è un'ala piccola di 2,12 m, ha qualche dote difensiva, qua peraltro col corpo si muove male contro Haywood. Haywood l'anno scorso stava giocando in questi tempi nell'ACC dove era la miglior percentuale di tiro, ma pesava probabilmente uguale, ma con una percentuale di grasso corporeo di 10-12% superiore a quella di adesso. Adesso è in una forma meravigliosa, allora restano i 2,12, le mani sono sempre state molto gentili. Beh signore, qui abbiamo veramente un giocatore. Allora Flavio, perché uno che è stato scelto nel 94 alla 54 guadagna 3 volte tanto uno che è stato scelto alla 20 quest'anno? 3 anni, $2.600.000 Brendan Haywood, 3 anni, anche se solo il primo è garantito, $10,5 milioni per Zeljko Rebraca, perché le seconde scelte sono libere di negoziare il loro contratto, mentre invece le prime scelte hanno contratti ancorati a una scala cosiddetta, per cui il contratto è già scritto per i primi 3 anni e poi il club può prolungare questo contratto per un 4º anno. Parker va dentro e tira corto, rimbalzo per Chris Mihm, davanti a tutti c'è Miles, c'è anche Mason che alza immediatamente. Miles una cattiva presa della palla, quindi non riesce a schiacciare, però tra i due mi sembra che ci sia già un più che discreto modo di intendersi in velocità. Joe Johnson schiaccia per terra per Haywood, linea di fondo, brutta difesa da parte di Chris Mihm, e Haywood proprio ha l'abitudine a giocare solido, anche perché oltre a una grande scuola di pivot è un pivot, a differenza di tanti lunghi tipo Mihm che sono pivot sì e no. Turkoglu in palleggio, arresto e tiro, stavolta da 3, senza tabellone, mirando, stavolta vale. E infatti non sorride, sorride solo dopo in sede di commento, questo è il tiro vero. Ecco Joe Johnson che va dentro, anche lui è un gran bell'atleta, secondo Ferro. Rimbalzo per Zeljko Rebraca, tiro da una posizione molto complessa per un uomo di quella stazza, ma quelle mani sono veramente fatate da questo punto di vista, e ci sono altri 2 punti per Zele. Vola Darius Miles, impressionante. Flavio, secondo me non ha preso benissimo il fatto di non essere stato invitato per il motivo che vi spiegavamo in sede di presentazione. Effettivamente sembra che abbia qualcosa da dimostrare, aveva detto vabbè non mi invitano, andrò a trovare mia nonna, invece alla fine la nonna è rimasta da sola, mentre la palla di Parker si perde, recupero di Fizer, Miles a tutta velocità, dietro la schiena, Hedo Turkoglu. Miles però ragazzi è 2,5. Sì, e soprattutto corre come uno di 1,5. Sì, nelle Olimpiadi fatte da singolo atleta questo vince parecchie medaglie d'oro, perché triplo, 400 metri, salto in lungo, vediamo chi lo batte. E come vedete dà anche abbastanza del tuo alla palla, 20 anni. Dico, 20 anni, non un bruttissimo affare. Non un bruttissimo affare, conferma che negli Stati Uniti comunque c'è una base su cui lavorare incredibile. Spesso per i rookie si dice che bisogna aspettare 3 anni per giudicarlo, se non sono neanche andati al college, forse sono 5, però questo al secondo anno io già un po' di asterischi glieli metto. E ormai si è già impadronito del ruolo di playmaker, peraltro completamente vacante per la squadra di giocatori al secondo anno, per il sophomore. Palleggia il tiro di Mihm, movimento da guardia, sbaglia, altro rimbalzo difensivo di Zeljko Rebraca, apertura per Parker che finora un po' faticato, va via Kirilenko a tutta velocità e lungo la linea di fondo subisce il fallo che lo manderà in lunetta. Super impatto invece a rimbalzo per Zeljko Rebraca che sta giocando estremamente bene, una palla che adesso non da all-star game ma di grande solidità, 4 rimbalzi per lui in 6 minuti. E 38 secondi da giocare per chiudere il primo tempo, 37 rookie, 36 sophomore, remota per i giocatori al secondo anno NBA nel Rookie Challenge, primo evento dell'All Star Saturday 2002. Flavio Tranquillo e Federico Buffa da Philadelphia per Telepiù, Andrei Kirilenko in lunetta. È veramente curioso sentire come Andrei Kirilenko, un russo, si sia adattato a questo mondo. Occhi che gli brillano veramente nel vedere tutto quello che succede, e questo è un atteggiamento che è ancora più visibile per come fa pugni letteralmente con quello di qualcun altro dei giocatori che sono in campo. Sì, assolutamente. The Russian Roulette, la roulette russa, giocatore in una crescita spaventosa che si è guadagnato grande stima in giro per l'NBA, corre per il campo con ragguardevole abbandono. E a differenza di molti ragazzi americani gioca estremamente bene senza palla, subito un grande giocatore. e in difesa va per l'aiuto, come vedete Richardson prende la palla in mezzo a Gasol, Rebraca e Kirilenko, il che non è cosa da tutti i giorni. Richardson con una potenza su quella linea di fondo veramente degna di miglior causa, nel senso che potrebbe anche giocare nei playoff con quel tipo di approccio. Richardson che adesso parla a Tony Parker mentre Tony Parker legge la situazione. Johnson dentro per Rebraca, Rebraca al centro dell'area, ributta fuori per il playmaker francese che lascia andare un tiro difficile, lo sbaglia, rimbalzo per Marcus Fizer, corre Mike Miller, Miller in palleggio dietro la schiena, ancora per Quentin Richardson, Richardson a centro area, tiro che gli esce di un non nulla, altro rimbalzo per Zeljko Rebraca che sotto i tabelloni si sta battendo veramente bene, sesto pallone controllato dal centro jugoslavo. Johnson dentro per la schiacciata facile di Pau Gasol. Che bella palla Johnson, credo che sia l'unico abitante del South Dakota, Miller in grado di fare la cosa che ha fatto in precedenza, proprio non assomiglia per nulla a un ragazzo nato dai ghiacci del Midwest, è proprio un nero bianco, ha una grande facilità di basket, oddio se solo difendesse un po', però talento tanto e sicuramente Orlando ha fatto un bel colpo con lui, non a caso votato l'anno scorso, rookie dell'anno. Fuori Parker e Kirilenko, torna Shane Battier con Jamal Tinsley che perde subito Quentin Richardson, anzi neppure lo guarda, Richardson continua a andare dentro con la moto e fino a questo momento è decisamente il miglior giocatore in campo, quinticello per Q. Dominante perché non c'è un giocatore che sinceramente lo possa marcare, quando lo marcano i piccoli apparecchia la tavola negli ultimi 2 metri, quando lo marcano i lunghi li porta a spasso, è un eccellente tiratore da 3 e oggettivamente una tough cover come dicono in NBA, una marcatura molto complicata. Proprio come quella di Joe Johnson che manda a bersaglio il pallone dentro per Marcus Fizer, Fizer linea di fondo, appoggia al vetro e va a bersaglio, e adesso equilibrio sostanziale con i sophomore che vanno al sorpasso. 4-2-4-1, ultimi 5 minuti del primo dei 2 tempi da 20 su cui è organizzata questa partita. Sbaglia Battier, rimbalzo per Mike Miller, davanti a tutti c'è Quentin Richardson, Miller butta dentro per Nailon, passaggio di tocco per Kenyon Martin, poi Fizer si esibisce in un tiro da 3 che sbaglia, rimbalzo di Richardson ancora in mezzo ai lunghi, stavolta però Gasol non ne vuole sapere, è stoppata per il catalano, 2 contro 1, Tinsley butta contro il tabellone, ha una visione assoluta che si conclude con un canestro di Rebraca. In effetti la cosa che Tinsley ha fatto in precedenza a PF305 The Cage, il playground dove è cresciuto lui, è una roba che viene ritenuta una cosa da riscaldamento, può fare molto meglio dal punto di vista del pubblico, molto peggio dal punto di vista di un allenatore. Fizer fuori per Quentin Richardson, ancora Fizer a rimbalzo, tiro dalla media distanza per Lee Nailon che sbaglia, guardate dove va Richardson, ormai ha preso possesso dell'area. Rimbalzista sensazionale, lo è sempre stato da quando ha iniziato a giocare, alla prossima pausa vi diciamo perché è rimasto a DePaul e non è andato alle 100 altre università che lo cercavano. E Tinsley intanto ha sbagliato un uomo per giocare al playground. Sì, diciamo che ne ha trovato uno che qualche trucchetto lo conosce, infatti Richardson recupera praticamente il pallone. Kenyon Martin, ultimi 3 minuti e mezzo, attacca Gasol, gran movimento di mano sinistra, altro giocatore dal talento intrigante anche se quest'anno si è probabilmente chiamato addosso dei problemi che avrebbe fatto meglio a tenere lontano sotto forma di falli piuttosto cattivi. Adesso è un osservato speciale da parte di molti avversari, di moltissimi arbitri. Ancora rimbalzo per Rebraca che non trova però il tempo per andare su, corre Nailon, conduce Fizer, va a chiudere proprio l'ex giocatore di TCU e della Decco Milano, mentre l'apertura finisce direttamente nelle mani di Kenyon Martin. Altro possesso per i giocatori al secondo anno, Martin per Richardson ancora all'interno dell'area, non chiude il palleggio, trova Mike Miller, tiro piazzato, il suo lo sbaglia, rimbalzo lungo controllato da Lee Nailon molto bene dal palleggio per Fizer, sbaglia ora Richardson a rimbalzo, tocca Gasol, alla fine Tinsley, attenzione 3 contro 1, c'è parecchia roba da vedere lì, ovviamente cerca il quarto e poi la palla schizza in mano a Joe Johnson, letta da Miller che ribadiamo non c'entra proprio niente col paese in cui è nato e gioca particolarmente bene di puri istinti di basket. Martin vuole fare l'hot dog come si suol dire con Gasol, occhio che Gasol non gradisce più di tanto, si chiama Pace, Pau in catalano, ma non è così simpatico. Ancora rimbalzo d'attacco e linea di fondo per Richardson, Tinsley con molte variazioni sul tema, alla fine va dentro e sbaglia anche perché non è interessato a tirare nella maniera più assoluta, è invece interessato a schiacciare, e come Mr. Kenyon Martin. Mentre il suo uomo Rebraca si stava allacciando la scarpa a 3/4 di campo, superiorità numerica per quelli in maglia bianca, time out. Tony Parker intervistato con 1 minuto e 56 secondi sul cronometro di questo rookie game timeout al First Union Center. Si torna a giocare a Philadelphia con Shane Battier, Pau Gasol, Tinsley, Rebraca e il ritorno di Jason Richardson per le matricole. I sophomore rispondono con Quentin Richardson, Kenyon Martin, Lee Nailon, Mike Miller e Marcus Fizer. Ultimi 2 minuti del primo tempo. Tinsley recupera il palleggio, trova Jason Richardson e sul lato di Gasol che gli prende la palla bene, poi alza la parabola sull'arrivo di Fizer, non riesce però a mandare a bersaglio questo pallone. Fizer che sta tracciando la palla abbastanza bene e che ha motivazioni per farsi vedere, qui attacca bene Gasol, ributta fuori per Lee Nailon. Nailon dal palleggio con 12 secondi a disposizione per chiudere questa azione, può attaccare Shane Battier, va in arresto e tiro, sbaglia per rimbalzo di Kenyon Martin, Martin contro Rebraca, non trova il tempo per concludere. Direi che però Martin si sta occupando della pratica adesso. Sì, decisamente, è strapotente dal punto di vista atletico e neanche proprio con quell'aura di cattiveria che spaventa gli avversari. I gomiti sono sempre alti, giocatore proprio cattivo dentro, e si vede che essere andati a scuola a Cincinnati ti aiuta a tirar fuori quel tipo di doti. 7 di vantaggio adesso per i sophomore, rookie che si affidano a Jamal Tinsley, palla quasi persa, la recupera Rebraca dentro, bene per Gasol, altra schiacciata per questo giocatore che secondo me è impressionante perché stiamo vedendo non più del 40-50% del suo potenziale NBA. Sì, non sta giocando particolarmente bene, ma è drammaticamente efficace e Richardson francamente sta cominciando a fare la voce grossa, Anzi grossissima, 21 per Quentin Richardson. Tinsley chiede troppo a chiunque, poi però va per la palla, la trova davanti a tutti, c'è Richardson. Ecco, questa probabilmente un bel 10 alla gara delle schiacciate, lo meriterebbe, lo vedremo dopo. L'uomo volante, letteralmente Jason Richardson, qui attaccato da Miles, che va fino in fondo e riesce a chiudere con dolcezza incredibile. Gasol perso dalla difesa. Attenzione ai fuochi d'artificio che sono cominciati. Sono decisamente cominciati e succede sempre se c'è Miles in campo. E come vedete Miles vede un'altra partita rispetto agli altri. Si butta la palla contro il tabellone e la schiaccia, quindi è un assist e un 1-su-1 nella stessa azione. E qui veramente il sogno famoso di Reggie Theus, passarsi la palla e riceverla per segnare. Shane Battier al centro dell'area, la perde, la recupera Kenyon Martin, ancora superiorità numerica per le maglie chiare. Alzata la palla per Quentin Richardson che cerca addirittura la direzione con una mano sola, siamo allo scadere e Tinsley però si perde in una serie di ghirigori che non aiutano. Termina il primo tempo 58-51, tutto quello che vi aspettavate dal Rookie Challenge. Sì, nel bene e nel male, da divertirsi così. 6 assist di Tinsley, tante schiacciate, 6 su 7 dal campo per Miles, il suo amico Quentin Richardson 10 su 17, 21 punti e 5 rimbalzi in una frazione. Dall'altra parte 5 su 7, 11 punti per Jason Richardson. Jason Richardson che dice stiamo cercando di giocare tutti assieme, vedremo tanti giochi spettacolari. Ovviamente la domanda è, abbiamo visto un po' un prossimamente della gara delle schiacciate? La risposta è sì, però ho qualche altra cosa in serbo. E qui si è parlato chiaramente di The Clipper Boy, che sono 2 in realtà che stanno prendendo in mano la squadra. Ecco quello che sta prendendo in mano la partita, è Clipper Boy vero, questo è Richardson. Non mi tagliano fuori e quindi prendo i rimbalzi. La domanda era, stai tornando un po' al tempo dei playground? Mi sto divertendo? Poi c'è Jason Richardson, bella partita, ci stiamo divertendo tutti e direi ci stiamo divertendo anche noi. 7 di vantaggio per i sophomore a metà partita nel Rookie Challenge 2002, tra poco ancora a Philadelphia All Star Saturday.